bambino di totalitarismo, sono esperimenti che non hanno possibilità di durare troppo a lungo, anche se possono durare a lungo. Ma questo però è un altro problema, come direbbe Kipling. In modo allora, se non promette al popolo nulla di trascendente, appunto può essere considerato una religione, perché ad esempio ultimamente Todorov ha sostenuto appunto che nazismo da una parte e fascismo dall'altra hanno saputo offrire alla società civile, insomma, quell'aspetto di trascendenza che le società democratiche non hanno. Certo, ma una trascendenza che si riferiva alla deificazione e sacralizzazione dello Stato, della politica, del partito, della guerra, della vita come competizione, in questo senso. Erano religioni politiche, in questo senso erano percepite come gravi minacce dalla coscienza cattolica e protestante europea. Non perché promettevano il paradiso nell'altro mondo, ma perché promettevano l'armonia in questo mondo, ma un'armonia fatta non di benessere individuale, ma di sacrificio collettivo. Certamente, poi nella visione che questa sarebbe stata la trascendenza, per così dire, storica, che l'Italia e la Germania sarebbero state le grandi nazioni superiori che avrebbero creato l'ordine nuovo, e allora probabilmente tutti gli italiani e tedeschi si sarebbero dedicati alla lettura delle grandi opere, a visitare i teatri, e le nazioni schiave avrebbero lavorato per loro. Probabilmente questo aspetto edonistico forse al fondo c'era, ma dopo la guerra, ma non era questo comunque il nocciolo della cultura politica fascista e nazista, cioè che il fine della vita fosse la felicità. Il fine della vita era la guerra e la superiorità attraverso la guerra. Prego.